Un attimino, in questa live parliamo un attimino dei problemi d'amore delle donne di mezz'età e come risolverli, perché comunque i problemi d'amore delle donne di mezz'età, abbiamo la nostra Stella Marina, la prima che si è connessa. Ciao Stella, i problemi d'amore delle donne di mezz'età sono diversi da quelli ovviamente degli uomini di mezz'età e sono più legati al costruire, diciamo, una relazione. Diciamo questo, che le statistiche danno delle indicazioni precise. Intanto salutiamo Antonella Petali. Ricordo a tutti gli amici di Instagram e di TikTok che se volessero interagire con me devono andare in questo caso sul canale Felicità Benessere, abbonarsi al canale e poi da lì possono scrivere con me. Salutiamo anche Robertino from Canberra, Australia, bene bene, Flaminia La Rosa, Betty Cottage e gli altri che si collegano, Antonella. Allora, quali sono i problemi di mezz'età, i problemi d'amore delle donne di mezz'età? Sono molto diversi rispetto a quelli degli uomini. Oh, un saluto anche a Pia Volpicelli, ciao Pia. E sono legati soprattutto alla voglia di costruirsi qualcosa, perché le donne di mezz'età, tanto quando parliamo di mezz'età, uno dice che vuol dire mezz'età? Bah, diciamo la mezz'età per le donne incomincia dai 40-45 anni in poi, insomma. E intanto c'è una fisiologia leggermente diversa della donna rispetto all'uomo, no? Che c'è un evento che, vabbè, per voi ormai sarà un lontano ricordo, che è quello della perdita del mestruo, diciamo così, no? Quindi della cosiddetta menopausa. Ecco, in questo caso la menopausa per una donna sancisce l'impossibilità, se vogliamo, di essere feconda, quindi come dire, la capacità riproduttiva. Oh, grazie Flaminia, un ringraziamento alla nostra Flaminia, grazie. Ricordo a tutti gli altri che se volete entrare nella chat basta che vi abbonate al canale. Sì, si diventa carampane, no? Anzi, si diventa malgascione, ma il problema vero è legato all'affettività, perché qui dobbiamo andare sulle statistiche. Le statistiche ci raccontano che le donne di mezz'età appartengono a due categorie: o sono separate, oppure sono malmaritate, con mariti, diciamo, distratti, disattenti, che diciamo non si preoccupano neanche della famiglia o che magari non si sono neanche mai preoccupati della famiglia, per cui spesso l'incombenza dei figli spetta a queste donne, figli che oramai per quelli che le hanno sono oramai praticamente, anche se hanno 35 anni, stanno sempre sul groppone, no? Non riescono a trovare spesso la loro indipendenza, la loro autonomia. Intanto saluto anche Lilli. Io volevo concepire la bimba bionda con gli occhi azzurri. E comunque, oh Beatrice, grazie. Ehi, ma stasera tutto grazie anche a Beatrice. Grazie Beatrice. Ecco quindi che le donne di mezz'età vivono questa problematica soprattutto sull'affettività, no? Sul voler riuscire, cercare in qualche modo di costruire qualcosa, una relazione sentimentale affettiva, e questo è il problema, no? Quindi i problemi sono problemi legati alla conquista, non alla conquista sessuale, perché sentiamo Robertino Pagano che dice: lo sapevi che le donne producono più testosterone dopo 50 anni, gli uomini più estrogeno, l'ormone femminile? No, che tu ti alleni. Ah, io mi alleno, quindi vado di testosterone, perché l'allenamento produce testosterone. Tra l'altro mi sono comprato una panchetta pesi, una struttura anche per affrontare a casa la prossima chiusura e non nel freddo box. Sono solo una malgasciona, Beatrice, grazie Beatrice. Ma malgasciona non è vista in accezione negativa, eh. Malgasciona si può migliorare, diciamo, l'essere malgasciona. Allora, qui scusate, ci sono i bimbi minchia rincoglioniti come questo Ina Sha 1 su TikTok, li banniamo subito. TikTok è pieno di bimbi minchia rincoglioniti.
Ecco, ma poi esattamente il problema delle malgascione è che si trovano anche dei bimbi minchia poi, cioè quelli che hanno figli giovani oramai sono, la maggior parte sono bimbi minchia rincoglioniti che vanno, che l'unica cosa che sanno fare è andare a fare i troll. Cioè, cosa fa tuo figlio? Fa il troll. Oh, un saluto anche a Roxy Rosa, dopo i 50. Allora, quindi il problema è veramente per le donne di mezza età è che le relazioni sentimentali affettive, buonasera dottoressa Jacqueline, le relazioni sentimentali affettive sono quasi sempre andate a puttane, perché le donne si trovano, hanno difficoltà, perché per gli uomini questo è un interesse minore, diciamo, gli uomini hanno altre problematiche, diciamo problematiche più che altro legate alla virilità, che inevitabilmente col calo ormonale cala pure la virilità, perché questo fa parte del ciclo della vita. Molti uomini hanno difficoltà ad accettare, diciamo così, il ciclo della vita con un necessario calo ormonale. Le donne non patiscono tanto questo, anche perché hanno una percezione diversa, ma le donne di mezza età vivono questo dramma di avere difficoltà a costruirsi una relazione sentimentale affettiva che vorrebbero. E il discorso che gli uomini scartano a priori, ecco, questa è un'altra cosa interessante. Gli uomini, più che scartare a priori, praticamente, hanno, proprio per il problema, dicevo prima, legato alla virilità, cercano di sedurre, e questo è il motivo, cercano di sedurre donne giovani, perché per un maschio, diciamo così, cinquantenne, sedurre una donna trentenne è quello che gli dà, diciamo, quel nuovo brio di... riesce magari mentendo a dire a se stesso di essere tornato virile. È vero, come dice Pier Volpicelli, le donne o sono separate a 50 anni o sono malmaritate, grazie a Barbara Costa, o sono malmaritate, e ce n'è una categoria infinita di donne malmaritate, con uomini che se ne fregano, che non badano più alla famiglia, non badano più, diciamo, all'interesse familiare, ma cercano gli uomini a 50 anni di portare avanti, diciamo, il loro piacere edonistico fondamentalmente. Ecco quindi che si trova in questo periodo particolare della nostra storia la donna di 50 anni o 55, insomma, tra i 50 e i 60, ma talvolta anche a 45, si trova nell'impossibilità di trovare un uomo coetaneo possibilmente che voglia costruire una relazione stabile, che voglia costruire una relazione seria con loro. Ciao Christian. Cioè, magari la donna di 50 anni non ha difficoltà magari neanche a trovarsi partner sessuali, come ad esempio anche toy boy, anche ragazzi più giovani che hanno solo, diciamo così, il desiderio, però, come dire, di uno svuotamento testicolare, perché poi diciamo questo, che il toy boy nel 90% quando frequenta la malgasciona lo fa solamente per un'esigenza di svuotamento a basso livello energetico. Ora direte, perché il toy boy va a cercarsi la cinquantenne, magari il ragazzo di 30 va a cercarsi la cinquantenne? Beh, per un motivo semplice, perché le sue coetanee vogliono tutte, diciamo, intanto le coetanee le trentenni magari vanno a piazzarsi con uomini di 40, se non addirittura di 50. E poi hanno comunque, in questo caso, molte donne hanno l'esigenza di fare figli. E il discorso è questo. E un uomo di 50 anni potrebbe anche arrivare a decidere di fare figli con una donna di 30 per, diciamo, sancire questa relazione. Purtroppo anche di più. Io ho persone che conosco, che maschi, che hanno avuto figli anche over 60, proprio perché una compagna, diciamo così, con 30 anni di meno ha messo questo vincolo, e spesso cedono anche a questo vincolo. Quindi le situazioni poi sono molteplici. Però, di fatto, tornando alle donne, il vero problema è quello dell'affettività, di costruire una relazione stabile, senza, diciamo, ridursi a fare la badante, fondamentalmente, no? Perché purtroppo, e io questo l'ho sentito da tantissime donne, che mi dicono che ormai le donne di 50 anni potrebbero avere una relazione stabile con settantenni, con 65enni, settantenni, che
che oramai, diciamo, sono, no, malgrado over 40, che, e purtroppo questa è la situazione, perché vivono una sorta di vuoto, no? Vivono una sorta di vuoto. Sì, ma esatto, ma ecco, esatto, questo è vero, Antonella Petali, ma la donna a cosa si riduce a 50 anni? Andate a vedere, io, vedetelo tra le vostre amiche anche, vedetelo, cioè, perché questo è un problema, ma poi vi darò la soluzione. Questo vedetelo tra le vostre amiche anche, se non parlate di voi stesse, insomma. Sono moltissime le donne di 50 anni che di fatto non hanno una relazione stabile, hanno qualche tromba amicizia talvolta, hanno, oppure sono malmaritate. Difficilmente hanno una relazione stabile. Tu scarteresti le cinquantenni? No, io le scarto tutte. No, no, io no. Io penso che le cinquantenni di fatto abbiano un loro perché. E poi io credo questo, che nelle relazioni sentimentali affettive comunque la differenza d'età alta, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, è quasi sempre una fregatura. Cioè, se uno vuole una relazione stabile, molto meglio con una persona coetanea che con una persona, diciamo, di 20 anni di meno. Quando dico coetanea, insomma, dico anche può essere 6-7 anni in più, 6-7 anni in meno, questo è un, diciamo, ma non sicuramente 15 anni o 20 anni. Oh, buonasera, Giorgio Cameli. Giorgio Cameli, Battito di ciglia, e il libro, l'altro libro di Giorgio Cameli e del sottoscritto è il libro, diciamo, Il sentiero della felicità, quindi, che trovate su Amazon, e vi suggerisco di leggere perché è qualcosa di interessante. Esatto, le donne di mezza età spesso hanno relazioni, diciamo così, terra-terra, hanno relazioni al ribasso, perché non sanno valorizzarsi, perché in realtà qual è il vero problema della donna di mezza età, secondo me, è che ha una perdita, ha delle crisi esistenziali e delle crisi di identità, cioè le crisi esistenziali e le crisi di identità sono le due crisi che spingono la donna cinquantenne, diciamo così, in generale, a trovare, ad avere una relazione stabile. Cosa vuol dire crisi identitaria e crisi esistenziale? Vediamo che dice Antonella: i coetanei sino ai 50 anni o sono come te e non vogliono relazioni, o sono sposati o trovano l'estra manca come Ricci. E appunto sto dicendo, non sono tutti così. Diciamo che una donna di 50 anni dovrebbe fare una selezione. Ma intanto, qual è la prima cosa che dovrebbe fare una donna di 50 anni o di 45, o di 40, quello che è? Togliersi le palle al piede, perché poi spesso sono, diciamo, malmaritate o hanno relazioni, diciamo, abbastanza... ma poi i cinquantenni oramai hanno il calo del testosterone, soffrono spesso di impotenza, quindi è più una scopata mentale che si fanno gli uomini di 50 anni che una scopata reale, diciamo così, diciamoci la verità. Per questo è il vero problema maschile, fondamentalmente. Ma il vero problema delle cinquantenni, secondo me, è che la crisi di esistenziale è una crisi legata alla conquista, cioè credono di non poter conquistare, invece avrebbero la capacità di conquistare, avrebbero la capacità di trovare delle relazioni stabili. Il problema è che si accettano delle relazioni, come dicevo oggi, si accettano delle relazioni che non gli piacciono più, hanno difficoltà poi a realizzarsi da questo punto di vista. Ma il problema, che dice Stella Marina, che Stella Marina si presenta come ninfomane, no, da un certo punto di vista, ma il problema vero non è tanto quello, Stella Marina, il vero problema della donna di 50 anni non è che non riesce a trovare uomini che non la soddisfano, perché potrebbe trovarsi tranquillamente, non è il problema, non è di trovare la sessualità. Perché, diciamoci la verità, una donna riesce a trovare la sessualità, riesce a trovarsi la sessualità anche magari con uomini più giovani. Il toy boy, una donna
riesce anche a trovarlo, ma il toy boy ha quell'oggetto dello svuotamento. Paradossalmente, le donne, anche cinquantenni, preferirebbero avere una relazione stabile, ma che non sia basata sull'aspetto sessuale. Certo, l'aspetto sessuale può essere anche importante. Ne ho beccato uno che scopa come un pazzo 2-3 al giorno, 2-3 al giorno se ne fa, ho abbandonato il campo, una battaglia persa. Ma 2-3 al giorno, non lo so, secondo me si fa 2-3 al giorno, io vabbè, non voglio dire, poi per carità, ognuno è a modo suo, ma diciamo che io, ecco, un'altra cosa interessante che ho sentito da molte donne, che molti uomini, per proprio avere queste prestazioni, scelgono la via chimica, ma non tanto per un piacere sessuale, perché poi spesso la via chimica non li porta neanche tanto ad avere un piacere sessuale, la via chimica, la famosa pastiglia blu, non li porta neanche tanto ad avere un piacere sessuale, perché magari li porta ad avere un'erezione, una sorta di priapismo, no? Li porta ad avere un'erezione, ma con una difficoltà poi, una difficoltà a provare piacere. Infatti mi dicevano molte esperti, cioè adesso non c'è la nostra Veronica Rossi, mi diceva che una delle problematiche di molti uomini che utilizzano appunto la via chimica è che poi hanno una difficoltà all'eiaculazione. E quindi, la cosa interessante è che gli uomini non scopano per provare piacere. Questo è da dire, cioè molti uomini sono entrati in una dimensione per cui non scopano per provare piacere, ma scopano per dimostrare di essere a se stessi, soprattutto di essere virili, di essere ancora giovani, di essere ancora attraenti. Questo è il piacere narcisistico, se vogliamo, come direbbe Giorgio Cameli, perché di fatto è un piacere, si è passati dal piacere edonistico al piacere narcisistico. Quindi il fare sesso non tanto per provare un piacere naturale, spontaneo, come farebbero i mammiferi, ma il piacere narcisistico di dimostrare a se stessi di essere attivi da questo punto di vista, di essere ancora seducenti. Con il Barone Rosso, sì, ma per mettere le crocette, ma in prestazioni, no? Diciamo, ma in prestazioni, elevate, no? Quindi molti scelgono la via chimica. Oh, un saluto anche Emanuele Moriver. Ecco quindi che questa cosa qua, e le donne invece, le cinquantenni, hanno questa... Allora, sei un prof di italiano che ha tipo 50 anni, si è iniziato a raccontarmi tutte le sue performance. Esatto, sono diventato una specie... Ecco, ma sì, ma questo a parole, ma se te la raccontate a parole, cara Antonella Petali, se te la raccontate a parole, o scegli la via chi... Allora, non ci sono... Allora, io dico, a parte qualcuno, forse Rocco, non so neanche se è Rocco, però... Allora, se un cinquantenne ti viene a dire che se ne fa 2 o 3 al giorno, o c'ha qualcosa, o sceglie la via chimica, oppure, come dire, a parole, bla bla bla, sono capaci tutti a, diciamo, a parole sono capaci tutti a... certo che scade la qualità del rapporto, brava Roxy Rosa, perché la donna da quel punto di vista lì non diventa più, un completamento, ma diventa soltanto una funzione, per dimostrare a se stessa di avere ancora un po' di sessualità e di virilità. Comunque, tenete presente questo, parlo agli amici di Instagram e di TikTok. Se volete messaggiare, dovete andare su YouTube, canale Felicità Benessere con Massimo Tramasco, fate l'abbonamento che costa 90 centesimi al mese, quindi una miseria che anche voi barboni potete fare, e poi scrivete lì e io vedrò i vostri commenti. Rocco e i suoi fratelli, uno si chiama Massimo, uno Giorgio, un po' di anni fa, sì, nei secoli secolorum. Abbiamo fatto la premiere sul piacere maschile, ha spiegato bene il maschio qual è la sua dimensione di piacere. Eh sì, esatto, è prestazionale, bravo, andate a vedere la diretta, la premiere fatta con la dottoressa Jacqueline Garofano, che è sessuologa,
E che purtroppo il maschio, diciamo, oggi vive questo, e la donna, diciamo, tende a subire, no? Tende a subire questa situazione da un certo punto di vista. Le problematiche della donna, secondo me, sono più legate all'amore che alla sessualità, cioè al costruirsi qualcosa, perché una donna di 50 anni, proprio perché è donna, va alla ricerca della sua realizzazione nel costruire, non dico il focolare domestico, ma nel costruire una vicinanza, diciamo, affettiva stabile. Quando stavamo in mancanza a Sant'Elena, esatto, con Napoleone, che poi l'abbiamo lasciato lì, noi ce ne siamo andati, Napoleone l'abbiamo mollato lì a Sant'Elena fino al suo declino. E, ecco, questo è un qualcosa di... Come, quindi, le due crisi delle donne... lui dice, a parole Antonella Petri... Devi toccare con mano per rendertene conto, devi toccare con mano. A parole sono tutte uguali. Quindi, quando arriva ai 50 anni, Stella Marina, sei vecchia come il cucco, altro che quando arriva ai 50 anni. 50 anni della prossima vita, perché oramai, diciamo, questa è agli sgocci, no, agli sgocci no, perché tu vivrai fino a 120 anni. Oramai sei a 100, quindi ancora 20 anni non te li toglie nessuno. Allora, comunque, tornando al discorso precedente, la crisi di conquista per la donna di mezza età non è sessuale, è affettiva, è veramente affettiva. E un'altra crisi è la crisi di identità, perché tende a spersonalizzarsi, non sa più chi è, perché il fatto che una donna già un po' vive la menopausa, e la menopausa a livello ormonale va a destabilizzare completamente la donna, quindi tende a vivere una menopausa che gli fa vivere invece una crisi di identità, perché perde un po' la sua identità. Io non so se qua c'è qualche donna che ha vissuto la menopausa, tutte praticamente, come l'avete vissuta, però diciamo, io credo che ci sia un po' di crisi di identità. Crisi di identità vuol dire non so più chi sono, perché comunque una donna in un modo o nell'altro, anche se non ha avuto figli, a maggior ragione se ne ha avuto, ma anche se non avesse avuto figli, si identifica. Oh, Andrea Giovani, benvenuto anche al nostro Andrea Giovani. Una donna, anche se non ha avuto figli, o a maggior ragione se ha avuto figli, tende a identificarsi nel ruolo materno. Quindi la sua identità è comunque un'identità di madre. Una donna è identità di madre. È male, si sconvolge tutto. Esatto, Betty Kotich, io non sono donna e non posso solo immaginarlo, però. Però la perdita della possibilità di riprocreare vuol dire la perdita di identità di femmina riprocreatrice. Che vi piaccia o che non vi piaccia, le donne hanno questa situazione che gli uomini di fatto non hanno. Perché negli uomini, certo, c'è l'andropausa, ma l'andropausa si manifesta non tanto, si manifesta sulla perdita prevalentemente, diciamo, della potenza sessuale, della virilità, alla quale, ripeto, molti uomini, come diceva anche la nostra Gerardina, ricorrono attraverso la pastiglia blu. Perché poi, diciamo la verità, questa è un'altra caratteristica femminile. Se uno non sa dove sbattere la testa, va a sbatterla in farmacia, la testa. Spesso va a sbatterla in farmacia. Mentre per quanto riguarda la donna, tende a vivere quindi due crisi. La crisi di identità, perde la sua identità di femmina in grado di riprodurre. E la crisi esistenziale, perde la sua identità di donna in grado di conquistare. Non tanto conquistare a livello sessuale, perché quello, ripeto, a qualunque età, no? Sono pure gerontofici, gerontofili, diciamo, no? Uomini chiamano le vecchie, ma proprio sono delle, come dire, perversioni, non mi piace il termine, però insomma sono delle cose un po' strane. Esatto, chi non sa dove sbattere la testa, la sbatte da Pio Volpicelli in farmacia. Esatto, perché siamo arrivati in un punto in cui... Arianna Vetrese, benvenuta nella chat anche ad Arianna. Molte donne, diciamo, hanno questa possibilità, cioè vanno alla ricerca della pillola magica, no? Della pillola magica, molte donne, ma anche molti uomini, diciamo così, vanno alla ricerca della via chimica, ma anche la pillola della felicità. E diciamo qual è il problema? È che tutti vogliamo andare in paradiso, ma nessuno vuole morire. Allora, se volete andare in paradiso, dovete prima morire, e questo è il prezzo che bisogna pagare. Quindi non esiste
la possibilità di andare in paradiso se prima non morite. E questo bisogna tenerlo presente, è un dato di fatto. E allora bisogna pagare il prezzo delle cose, no? Bisogna accettare il fatto, oh, buonasera, Wormhole, bisogna accettare il fatto che le cose cambiano, che le cose si manifestano. La terapia sostitutiva ormonale, quest'anno se noi italiani avessimo rifatto le guerre di indipendenza, avremmo vite tutte, esatto, esatto. Quest'anno, come diceva qualcuno, ho letto, ci saremmo ripresi la Corsica, ci saremmo ripresi anche come se, la Slovenia. Esatto, le farmacie sempre piene, le palestre vuote, esatto, bravo Robertino. Perché invece di fare fatica, perché tutte vogliono il fisico da fica, ma nessuna vuole andare in palestra, ad esempio, o lo fanno o vanno in palestra con fatica. Questo è il prezzo che bisogna pagare. Se volete raggiungere dei risultati, oh, grazie a Beatrice Macaluso, posso scrivere al mio ex con cui sto risentendo e mettergli dei vincoli, devo aspettare di vedere i nuovi metodi. Ma i vincoli devi metterli... Beatrice, non mi fare incazzare subito questa sera. Non puoi mettere vincoli se non c'è potenziale. Come scrivi al tuo ex e metti vincoli? Ma se quello ti sputa in faccia se gli metti vincoli se non hai potenziale. Allora, mettere vincoli, ragazzi, questo, per mettere vincoli bisogna avere potenziale. I vincoli non li metti quando qualcuno se ne va. Quando qualcuno se ne va, se tu gli metti vincoli, ti dà questa risposta, se ne va ancora più forte. Beh, i miei vincoli vanno messi quando tu hai acquisito potenziale, quando lui sente l'esigenza di cercarti. Tu devi andare a stimolare, spingerlo ad avere l'esigenza di cercarti dopo mettere vincoli. Ma se tu telefoni esatto, se tu telefoni al fidanzato che se n'è andato lui, se tu telefoni al fidanzato che se n'è andato e gli dici e gli metti pure un vincolo, quello ti manda a cagare, diciamo, in seduta stante. Ma ragazzi, il vincolo è fondamentale nella seduzione, ma va usato nel modo giusto. Il vincolo va usato quando tu hai potenziale, quando sei in una posizione di forza. Ho capito, ti ha cercata per prima, ho capito, ma ti ha cercata in che modo? Perché se uno, allora, cerchiamo di fare un discorso, questo discorso è interessante. Se ti cerca facendo un po' di mirroring, un po' di orbiting, mettendo qualche like o scrivendo, tenete presente che gli uomini, e qua devo dire molti anche narcisisti fanno così, ti cercano per vedere se tu sei pronto a scodinzolare, disponibile. Allora, quando lui ti cerca, tu quello che devi fare è dargli indifferenza, devi solo dare indifferenza. Quando lui si esporrà, e diciamo, si esporrà in che modo? Si esporrà, diciamo, dicendo delle cose, no? Mi manchi, ho voglia di rivederti, sento di aver sbagliato. Allora, quando almeno fa questo, inizia con dei vincoli piccoli. Tu puoi dire, vincolo piccolo è, va bene, ti sei sbagliato, è così, ma dai, parliamone, andiamo a cena. Guarda, ho prenotato e li prenoti nel ristorante più caro della tua città. Poi, quando sei nel ristorante più caro della tua città, prendi le cose più costose che ci sono, ordini le cose più costose che ci sono, ne lasci metà nel piatto, ordini un casino di roba, metà la lasci nel piatto e gli dici che faceva schifo. E vedi come reagisce lui. Questo è il primo vincolo che devi mettere. Poi, se questo vincolo viene accettato, allora puoi mettere altri vincoli. Vuoi che iniziamo la relazione? Beh, non dico che devi comprarmi la villa al mare con piscina, però insomma devi iniziare a mettere dei vincoli. Perché se non metti vincoli, questo è un qualcosa che devi prendere in considerazione, no? Altrimenti non ottieni nulla. Ripeto, in una situazione in cui questo se n'è andato, devi iniziare in questo modo, perché altrimenti non ottieni poi risultati. I vincoli devono essere graduali, certo, il vincolo va messo graduale per tastare il potenziale che è a disposizione. Ma quando un ex torna, tieni presente che tutti gli ex tornano. Se voi non li cercate, tornano tutti. Un faraglione a capri, esatto.
Oppure potrebbe anche comprarti, come si chiama lì, la fontana di Trevi, anche la fontana di Trevi, fa come Totò, vende la fontana di Trevi. E allora, quindi questo è la cosa importante, no, che devi fare. Quando un ex, tutti gli ex tornano, tenete presente questo, tutti gli ex tornano. Se voi non li cercate, tornano. Non è detto che tornino perché sono nuovamente innamorati di voi. Non è detto che tornino perché sono nuovamente innamorati di voi. Ma tornano, nella maggior parte dei casi, per accertamento. Perché ogni volta che voi non li cercate più e smettete di cercarli, si genera un dubbio nell'essere umano. L'essere umano, quindi, un dubbio è una gestalt aperta. L'essere umano non tollera le gestalt aperte. L'essere umano non tollera le gestalt aperte. L'essere umano ha costantemente bisogno di accertamento. E quindi un modo per accertare è: ti mando un messaggio, ti scrivo una cazzata e vedo se tu mi rispondi. Ti scrivo, ciao, com'è che si chiamava? Flaminia, chi è che ha scritto lì? Vabbè, insomma, la ragazza che ha scritto, ciao Beatrice, come stai? Tutto bene? Come ti va la vita? Per un maschio il vincolo è farsela dare, la stima e la considerazione. Ad esempio, per un maschio il vincolo, perché per una donna darla, diciamo così, ha una valenza diversa rispetto a quella del maschio, no? Quindi per il maschio la valenza, il vincolo è: ci vediamo al parcheggio del cimitero. Vuoi vedermi? Ci vediamo al parcheggio del cimitero. Questo, il vincolo per il maschio è: vuoi vedermi? Kebab da sporto e parcheggio del cimitero. Oppure neanche kebab da sporto, direttamente al parcheggio del cimitero. E gli dici pure, e vieni vestita da combattimento, perché sai che e quello è. Cioè, per il maschio il vincolo, il parcheggio del cimitero è un buon vincolo. E poi gli dici anche prima, guarda, io ti vedo, ma soltanto se tu accetti sta cosa, altrimenti possiamo pure non vederci. No, infatti non devi dire me la dai, no, non è che devi dire me la dai, no, che no, non è che devi dire me la dai, ma gli fai un invito che è implicito il fatto che te la dia. Se tu gli fai l'invito al parcheggio del cimitero o nella tua garçonniere, quello è il vincolo che metti, non è che tu gli dici me la dai, ma dipende dall'invito che fai, ovviamente. Puoi farlo da signore, ma se per quello è... E te l'ho detto, Arianna Vetrese, tornano all'80-70% inizialmente per accertare, per accertamento, per accertare se tu sei ancora a disco d'insolante oppure no. Questa è la cosa principale, per accertare se tu sei disponibile. Poi, se tu sei disco d'insolante e disponibile, allora, quando è che non tornano i maschi? I maschi non tornano se voi li cercate, cioè gli ex non tornano se voi li cercate. E beh, certo, esatto, bravo Christian. E beh, cioè dai le istruzioni, esatto, questo è Christian, e dai le istruzioni. Ma il mare in Toscana non c'è posto, porto la macchina per il cimitero, esatto. Ah, sul serio però, ma sei in Toscana, Giorgio, sei al mare in Toscana? Se il mare in Toscana, al parcheggio del cimitero c'è sempre posto, è una risorsa, il parcheggio del cimitero è sempre una risorsa. Se sei in vacanza al mare in Toscana, ti auguro una buona vacanza e un buon mare, Giorgio. Esatto, brava Silvia, vogliono testare il loro potenziale, ma questo lo fanno anche le donne comunque, è una caratteristica umana. Ah, allora buona vacanza, Giorgio. È una caratteristica umana, quella di non accettare le gestalt aperte. Il parcheggio pagato 20 centesimi di una frazione d'ora è abbastanza vinculante. Il parcheggio del cimitero, il parcheggio del cimitero. Comunque, il concetto di fondo, ricorda agli amici di Instagram e di TikTok che non riesco a vedere i vostri commenti. Se volete scrivere, venite nella live del canale Felicità Benessere, venite nella live del canale Felicità Benessere, vi abbonate, e costa 90 centesimi e potete scrivere lì.
Allora, non ha neanche la macchina. Allora, Beatrice Macaluso, se tu ti trovi un uomo senza macchina, vuol dire che non è neanche un catramista, è peggio di un catramista, perché magari non c'ha neanche la patente. Allora, se non ha la macchina perché non ha i soldi di comprarsi una macchina al giorno d'oggi, è peggio che un catramista cassa integrato. Se invece non ha neanche la patente, è molto peggio del catramista, perché il catramista perlomeno ha il patentino per guidare, ha il patentino per guidare come si chiama lì, la macchina schiaccia asfalto. Il catramista perlomeno ti può venire a prendere, tipo, io non ho la macchina, maschio beta, maschio beta, la patente ce l'hai almeno, maschio beta. Il catramista almeno, il catramista almeno, ma come non è la macchina? Io ti ho visto guidare, Cristian, tu c'hai la patente. Quando facevi i video ti vedevi in macchina, Cristian, che te la sei venduta, hai venduto pure. Ti facevi video in macchina, io Cristian, quando tu avevi il canale YouTube, ero un tuo seguace, facevi video sulla palestra, io ti seguivo, quando, tu magari non lo sapevi, ma io ero un tuo seguace, Cristian, un tuo follower. Ma io ti ho visto con la macchina però, io ti ho visto guidare la macchina che andavi in palestra, nei video su YouTube. Ah, la macchina di tua mamma, ma che carampano, la macchina di mia mamma, mannaggia. Esatto, il catramista viene a prenderti con l'ape car, con l'ape 50. Esatto, mannaggia. Vabbè, vabbè, sorvoliamo, dai. Comunque, vabbè, comunque, usa la macchina. Almeno con la macchina della mamma, fatti venire a prendere al Tonnello Pete. Digli se la mamma ha la macchina, se la zia ha la macchina, non lo so, se qualcuno ha la macchina. Però, comunque, tenete presente questo. Allora, io ho un uomo senza patente e senza macchina, ma no, ma infatti, ma no, ma non tanto perché è una dimostrazione, però è proprio un impedito, cioè uno che non ha neanche la patente, cioè al giorno d'oggi, voglio dire, o è uno sceicco arabo che ha l'autista, cioè tu digli, guarda, o vieni con l'autista, allora se è uno sceicco arabo che non vuole guidare, viene con l'autista, allora va bene, ma se no. Esatto, il catramista almeno ti viene a prendere con la ruspa a rullo. Esatto, bravo Giorgio. Va un po' piano, però c'è qualche spiffero d'aria, però può spacciare per aria condizionata. Ma no, ma è un modo di dire, no? Però Christian, è un modo di dire, la patente almeno prendetela. Comunque, al di là di questo, era un po' per una battuta, no? Per carità, poi c'è anche chi non può avere anche avere la macchina. Però la cosa importante è che diciamo, la cosa importante è che, esatto, non senti le buche, esatto. Mentre invece a Roma, se vai con le auto a Roma, sono tutta una buca. Io andavo con la Malgasciani in auto, con la nostra, Alessandra Casara, che non viene più alle live, quando mi scarrozzava a Roma, lei c'ha la Smart, e con la Smart veramente prendere le buche di Roma è una roba pazzesca. Cioè, rischi la vita ogni volta, che le buche sono delle voragini a Roma, più che altro. Vabbè, Andreotti non aveva la patente, esatto, però Andreotti era quello che diceva il pot. Ah, c'è la Casara, non l'ho vista, ma c'è anche la Casara, ma che bello, l'ho citata e si è manifestata, l'ho citata e che si è manifestata, si è manifestata, evochiamo la Casara, la Casara, annuncio vobis, gradium magnum, che è la Malgasciona Doc, che mi scarrozzava a Roma con la sua Smart, non so se c'è ancora la Smart, e veramente le buche di Roma distruggono, è un rischio della vita. Poi la Casara non guida molto bene, allora la prendiamo un po' in giro, la nostra Malgasciona romana. Benvenuta, benvenuta. Ah, mi stavi ascoltando, è apparsa come la Madonna di Fatima. Basta evocare, abbiamo fatto la magia, abbiamo evocato la Casara che mi ascoltava e si è manifestata. Brava Ale, grande, grande. Manifestati quando ci sei, Ale, quando ci sei manifestati, no? È che ascolti in silenzio, sei diventata timida, Malgasciona.
Il nome Malgashona deriva da Alessandra Casara, che è la nostra Malgashona Doc, Malgashona Doc. Anch'io di Roma, un amore River, tutte romane. Oggi ti volevo e sei arrivata. Brava Casara. L'abbiamo evocata. No, comunque, a parte gli scherzi, è molto importante imparare, diciamo, per le donne di mezza età a superare, diciamo, le crisi esistenziali, le crisi di identità. In che modo? In che modo superarle? Beh, intanto, come dire, alzando il livello dell'asticella. Perché diciamo una cosa, se voi accettate relazioni a basso impatto, possiamo dire, energetico, di uomini, non è che faranno qualcosa di più. Cioè, se tu accetti che il tuo ex torni e ti veda come tromba amica, oppure casi che io ho sentito, donne che erano pronte per il matrimonio, lui si è rifiutato poi di sposarle e ha continuato la relazione com'era. Cioè, alzate l'asticella, dovete alzare per forza l'asticella, e questa è una cosa di fondamentale. Non dovete accettare le briciole. In questo, come possiamo dire, la nostra Marilyn, la grande Marilyn Monroe, alias Norma Jean, diceva: se accettate le briciole sarete delle formiche, non sarete delle donne. Bisogna la nostra Alessandra Casara, la Malgashona Doc. Ale, dobbiamo fare ancora un'intervista, dai, dobbiamo fare un'altra intervista. Ci sono delle interviste che ho fatto con la Malgashona Alessandra Casara, dai, diamo un po' la Malgashona. Tu avevi sto canale, belle di natura. Ecco, un'altra cosa importante secondo me per le donne, poi fate come cavolo volete, andate a dar soldi al chirurgo estetico, ma se siete belle di natura, come diceva il nostro Robertino prima, che non so se c'è ancora il nostro Robertino, se volete un bel fisico dovete sbattervi in palestra, allenarvi, fare squat, non fare... Molte donne dicono io faccio chi zomba, chi tromba, non lo so, questi balletti qua, non servono un cazzo ragazzi. Se volete mettere sul fisico, squat, pesi e squat, come direbbe il nostro Christian La Sorsa, non serve fare chi zomba o chi tromba o queste cose qua, non servono a niente, sono palliativi. Se andate, cioè se dovete tonificare, l'unico modo per tonificare cioè sono i pesi, punto e basta. No, però devo toglierti Giusa Belle, devo toglierti la moderazione. Dovresti abbonarti per fare domande, Giusa Belle, l'abbonamento costa pochissimo, anche Alessandra Violani. Vi tolgo la moderazione, ragazzi, perché se volete entrare dovete fare l'abbonamento. Sono 90 centesimi, ma è la regola, per rispetto anche degli altri, insomma. Quindi spendete sì 90 centesimi, abbonatevi e poi entrate nella discussione. Perché i moderatori... zompate in palestra, ma che l'osteoporosi... Bene, sì, l'osteoporosi è vero, però adesso non so se c'è ancora Robertino, però i pesi... No, ma il ballo farà dimagrire. No, ma io non dico le camminate, il ballo fanno dimagrire. Ma certo. Ma no, ma non sto parlando di dimagrire. Ma io sto parlando di creare tonicità, no? Perché poi i problemi fisici delle donne sono, ad esempio, le donne che si lamentano che hanno il tricipite cadente. Se hanno il tricipite cadente, devono fare esercizi con i pesi. Quello è l'unico modo. Tra l'altro, come diceva anche il nostro Robertino Pagano, che forse non c'è più, mi sa che non c'è più il nostro Robertino Pagano, bisogna lavorare con i pesi per tonificare, l'unico modo. Poi uno può anche camminare, può anche fare qualcosa, però la produzione di massa muscolare avviene soltanto, come dice la nostra Pia Volpicelli, che pure è farmacista, avviene se lavorate con i pesi. Se non lavorate con i pesi, oppure fare gli esercizi con Rocco, fate il sollevamento pesi. Fai il sollevamento pesi, c'era una vignetta, no? Il sollevamento pesi, beh, quello è un peso, esatto. Però no, questa è la cosa fondamentale, no? Però quindi io credo che per una donna di una certa età fare un'attività di pesi non è che dovete
fare le scaricatrici di porto e tirare su 100 kg, però fare un'attività con dei pesi, anche pesi magari leggeri, non è che dovete tirare su 100 kg. E con la nostra malgasciona Alessandra Casara, oh Giusbel, ciao Giusbel, la nostra malgasciona Alessandra Casara, ad esempio, non so se c'è ancora la malgasciona, faceva dei video dove faceva vedere lo squat, no? Facevi gli stacchi da terra, cosa facevi Casara? Che esercizi facevi? Esatto, vedi, pesi alzano il metabolismo, dice Christian. Christian è un trainer, personal trainer, molto bravo, aveva anche un canale YouTube, non so perché l'ha tolto. I pesi alzano il metabolismo alto è l'unico modo per dimagrire e preservare il tono muscolare. Come faccio a spingerlo dalla ex? Così si dimentica se lei lo ha bloccato e lui è orgoglioso, ma non dimentica. Spingerlo dalla ex indirettamente devi dirgli, guarda, secondo me siete la coppia perfetta, io ti vedo bene con la ex, al tuo posto tornerei dalla ex. Glielo dici così, io sai, io ti voglio bene, gli dici. E poi perché ti voglio bene ti suggerisco veramente col cuore di tornare dal tuo ex, perché sei la coppia giusta. Vedete che anche la nostra malgasciona Alessandra Casara, che nonostante i suoi 64 anni portati bene, diciamo, no, la Casara non ha 64 anni, però è malgasciona, diciamo, eccolo qua, vedi, il fitness è salutare, bodybuilding è... sì, io non so parlare di, eccolo qua, il nostro Robertino Pagano si è materializzato. Bodybuilding estremo no, però lavorare con i pesi non vuol dire, cioè bodybuilding sono quelli che vogliono mettere massa, 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 no, però lavorare con i pesi serve, secondo me, per una donna diciamo over 40, over 50. Poi può anche andare a camminare, può anche andare a fare qualunque cosa, ma il lavoro con i pesi io credo che sia fondamentale, comunque è fondamentale, quasi 64. Ah vabbè, tu stai facendo bodybuilding, ok? Sì, vabbè, bodybuilding perché tu vuoi mettere su masse particolari, vuoi diventare un Iron Man, però diciamo così, un bodybuilding light, insomma. Vabbè, certo, è più salutare il bodybuilding che le sigarette, esatto, esatto. Tanti squat, esatto, per il culo, ragazze, per avere culo dovete fare squat. Altrimenti, dopo una certa età, potete fare tutta la kizomba che volete, ma l'unico modo è fare lo squat. L'unico modo è fare lo squat. Si può allenare con Mastolinda, esatto, a lavare. Con l'età aumenta la massa grassa per avere un buon metabolismo, non è mettere su massa magra, la parte metabolicamente attiva. Esatto, quindi questo è un punto fondamentale. Ma farlo perché? Perché fare questo? Perché comunque... è molto meglio questo, perché qual è il problema? Che le donne poi, non sapendo dove sbattere la testa, sapete dove vanno a sbattere la testa? Vanno a sbatterla dal chirurgo estetico, dal chirurgo plastico, e allora si fanno rifare le tette, e allora si fanno rifare il culo, e allora si fanno rifare, vabbè, anche il nuoto, sì, probabilmente anche il nuoto. Io il nuoto lo conosco poco, perché nuoto come un gatto di marmo, cioè nuoto ma sto a galla, quindi il mio problema del nuotare è che sapendo nuotare male non riesco a trovare il giusto ritmo. Allora, quindi stiamo dicendo, tornando a bomba, ah ok, abbiamo personal trainer Flaminia La Rosa, ah sono contento, dai facciamo un video, una registrazione. Comunque, tornando al discorso di prima, i problemi esistenziali delle donne, quindi sono l'incapacità di conquistare. E però questo è collegato, perché come si supera l'incapacità di conquistare? Migliorando se stesse da un punto di vista fisico, quindi cercando di mantenersi giovane, e io credo che la strada sia quella, e poi l'altra strada è quella di migliorare la propria mente, quindi imparare a darsi emozioni. E questo è l'unico modo. Quando voi siete in crisi esistenziale, cioè non sentite di non essere in grado di conquistare, datevi delle emozioni, andate al supermercato e fate quello che non fareste mai, che dice il nostro Giorgio, nel corpo bisogna tonificare la mente, esatto, esatto, sì, certo, bisogna, la mente è fondamentale, mente e corpo sono strettamente connesse, quindi comunque andate a darvi delle emozioni, perché la capacità di darci delle emozioni è un altro fatto fondamentale per una donna, quindi attraverso il fisico
E secondo me, ripeto, poi ognuno ha i suoi punti di vista, ma secondo me l'attività con i pesi è la migliore, per evitare proprio di andare a sbattere la testa dal chirurgo plastico, sulle montagne russe con il gatto, ho visto, con il nostro Stefano Gatto, ho visto, lo so, io guarda che so tutto, sono peggio della Gestapo, sono peggio del KGB, Alessandra, ho visto le montagne russe col gatto, o sbaglio? Montagne russe col gatto, sbaglio. Ecco, quindi poi però è importante anche, c'è anche Don Matteo, oh, non posso credere, c'è anche Don Matteo, l'unica soluzione è la clausura, oh, Abemus, oh, ma stasera c'è stato un revival, la Casara, Don Matteo, ci manca solo la Canetti, evochiamo la Canetti, magari si rimanifesta anche la Canetti non si è più manifestata. Oramai è diventata figlia illegittima, manca solo più la Canetti, siamo a posto, abbiamo ricostituito, abbiamo anche il Don Matteo, ma Stefano Gatto non c'è. Comunque un'altra cosa importante secondo me che dovrebbe essere portata avanti, il metallaro è un po' che non si manifesta, il metallaro è il mio follower è più giovane, ha appena compiuto 18 anni il metallaro è romano, manca Ninetta, ma il metallaro è un ragazzo, io l'ho seguito, forse mi segue da quando aveva 14 anni o 15 anni il metallaro, adesso ne ha 18 compiuti se non 19, credo che faccia quinta superiore quest'anno, no? Vado in quinta superiore. Comunque, donne e io bastate, esatto. Oh, un saluto anche a Maria Chiara. Ciao Maria Chiara. Quindi, come si supera la crisi di identità, la crisi esistenziale? Secondo me si supera evitando di andare a sbattere la testa in farmacia. O se andate a sbattere la testa in farmacia, andate nella farmacia di Pia per le cose legate alla menopausa, che magari quelle vi servono. Evitare di andare a sbattere la testa dal chirurgo plastico. Evitare di accettare di fare tombamiche se non per aspetto edonistico, perché questo è importante, seguire, diciamo così, un programma di miglioramento fisico, ma c'è anche il metallaro? No, c'è il metallaro non l'ho visto, dov'è il metallaro? Ah, non c'è il metallaro, io il metallaro non l'ho visto, comunque se c'è il metallaro manifestati anche tu metallaro. E poi, diciamo, da un punto di vista, sì, 18 anni per arto tu hai, Emanuele Moriver, 18 anni per arto hai tu. E poi dal punto di vista mentale, secondo me una cosa fondamentale è la capacità di darsi emozioni. Perché che cosa vi porta alla crisi esistenziale? Vi porta una bassa motivazione, vi porta uno stato depressivo. E non dobbiamo entrare nella depressione, dobbiamo uscire fuori, non dobbiamo entrare nella tristezza. Frequentate anche persone allegre, scrivete sulla porta di casa vostra vietato l'ingresso ai tristi. Basta, toglietevi dai coglioni tutte le persone lamentose, toglietevi dai coglioni, un saluto a tutti, vedo, toglietevi dai coglioni, Stefania Monicelli, benvenuta. Toglietevi dai coglioni tutte le persone tristi, tutte le persone depresse, ma voi non dovete esserlo neanche. Cercate, come dice anche la nostra Pia Volpicelli, di avere anche un'alimentazione sana e di darvi delle emozioni. Come fate a darvi delle emozioni? Nell'ambito della seduzione è molto facile. Fate quello che non fareste mai. Andate al supermercato, fate scontrare i carrelli. Conoscete persone nuove? Oh, abbiamo anche Gabriele Viscione, benvenuto anche Gabriele. Quindi andate a scontrarvi con i carrelli al supermercato. Fate questo, datevi emozioni. Questa è la cosa fondamentale, questa è la cosa principale che voi potete fare se volete ottenere dei risultati anche mentali, come diceva Giorgio Cameli. Poi è ovvio che la meditazione è anche importante, ma meditazione, la meditazione, esatto, iscrivetevi al Master Consulting, bravo Don Matteo, la meditazione è fondamentale. E poi, oh, Pia Volpicelli stasera è illuminata, tagliare tutti i rami secchi è anche importante, mariti, fidanzati, o comunque se siete malmaritate, chiudete, non dovete avere paura di restare da sole, molte donne hanno questa paura,
di restare da sole. E da soli si sta anche bene. Andate a sperimentare la solitudine, somministratevi la solitudine, somministratevi l'abbandono. Da soli si sta anche molto bene. È molto importante imparare a stare da soli. E quando vi arriva l'estratto conto della carta di credito, vedete che emozione, esatto. No, però è importante, è veramente importante questo. L'essere umano, pesi leggeri è un ossimoro, esatto. No, i pesi devono essere leggeri in base alle ripetizioni che fate, cioè non dovete scegliere dei pesi, questo poi mi correggerà Cristian, ma non dovete scegliere dei pesi con cui potreste fare, che ne so, 20 ripetizioni e ne fate 8. Se devi scegliere un peso è per fare le ripetizioni, che l'ultima deve essere l'ultima, che non ce la fai farne più una. Se vuoi farne 15, devi scegliere un peso che 15 arrivi alla quindicesima e non ci sta una sedicesima, perché sennò non serve a niente. Poi, come diceva, non so se c'è ancora Robertino, magari non mettete pesi in cui fate 3 ripetizioni. Abbiamo anche la nostra Vania Mar 72, benvenuta anche a Vania Mar 72. Questo è un altro punto fondamentale. È vero, l'attività fisica è importantissima, prima pandemia, giorno di giorno. Vabbè, allora, la palestra a casa mia, io ho una palestrina in un garage e attrezzata, perché ho 130 kg di peso, manubri, bilancieri, panche, tutto. Soltanto che il problema del garage è che durante l'inverno fa freddo, perché io quest'inverno mi sono allenato sempre in garage, ma purtroppo il garage è freddo, perché non è riscaldato ed è come praticamente stare fuori, no? Quindi a dicembre, gennaio, se fa freddo, no? Quindi devi allenarti col piumino, praticamente. A casa ho comprato dei pesi manubri in gomma, quindi dei manubri in gomma, una panchetta reclinabile, e ho comprato una struttura che si appende alla porta, che fai sia le trazioni sia i dip, i pettorali dip. E quindi praticamente faccio tutto. Poi penso che prenderò anche una unica, diciamo, quelle, diciamo, che occupano più o meno 1,5 metri di spazio, e però puoi fare anche altri esercizi. Facciamo anche la live con Christian, va bene, va bene. E quindi diciamo che praticamente ho risolto in questo modo. Poi quindi diciamo che nel garage andrò, quando chiuderanno di nuovo, perché in autunno chiuderanno di nuovo, andrò soltanto a fare diciamo stacchi da terra pesanti e panca piana pesante. Esatto, unica Tecno Gym, esatto, quella lì. Quindi andrò a fare poi nel garage, magari una volta a settimana, fare panca piana pesante e stacchi da terra pesanti, che ovviamente a casa quelli mette male farli, perché sfondi il pavimento, cioè non puoi fare gli stacchi da terra pesanti a casa. A parte che i pesi che ho nel garage sono in ghisa e non sono di gomma, per cui i pesi pesanti non sono, cioè, e sfondi praticamente tutto. Quindi, però lì un conto è andare tutti i giorni, un conto è andare una volta a settimana a fare allenamento pesante, insomma. Ecco, quindi questa è la soluzione, l'abbiamo trovata. Comunque, tornando al discorso di prima, invece che cos'è la crisi di identità? La crisi di identità, dicevamo prima, nasce spesso, diciamo, nei garage, palestre e pigiatoi, 2 o 3 terapie intensive, affitti l'ospedale. Ah, esatto, va bene. E beh, sì, a scopo di lucro. Comunque stavo dicendo un'altra cosa interessante, che da cosa dipende la crisi di identità? Dipende spesso, per una donna secondo me, dalla menopausa. La menopausa spesso naturalmente spinge nella crisi di identità, no? Perché una donna perde praticamente un po' la sua capacità di sentirsi donna quando va in menopausa. Anche questa può recuperarla. In che modo può recuperarla? Beh, facendo ad esempio degli atti di volontà, mettendo in moto la sua volontà, perché se mette in moto
la sua volontà, se si diciamo mette di nuovo forza, mette di nuove energie e lavora con, come dire, non facendo atti, come possiamo dire, atti di coraggio, ma facendo proprio atti di volontà. Quindi facendo una programmazione, dando forza, grazie a Alessio 01, dando forza nuovamente alla... Ci vado giù grosso? In che senso ci vado giù grosso? In che senso ci vado giù grosso? Con la menopausa? Ma è vero, la menopausa nelle donne produce crisi di identità. Cioè, non sa... una donna, quando va in menopausa, non sa più chi è. Perché perde la capacità di procreare. E quindi per una donna la capacità di procreare è fondamentale, quindi non sa più, che perde l'identità di donna, l'identità di femmina, e una donna perde l'identità di femmina quando è in menopausa. Un euro ad abbonamento alle Rolex per quello dei marocchini, esatto, quello del cinese. E questo, se il Rolex tarocco da 5 euro. E questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente comunque, è un qualcosa che dobbiamo tenere presente, che le donne dovrebbero tenere presente. Negli uomini questo tipo di crisi identità è, diciamo, esatto, brava Pia Volpicelli, fare un atto di volontà vuol dire mettersi in gioco, reinventarsi, crearsi nuovi progetti, e questo è l'atto di volontà, perché se tu perdi la tua identità come femmina, non vuol dire che perdi la tua identità. Devi recuperare un'identità come donna, ad esempio potresti iscriverti all'università, iscriverti, che ne so, far qualcosa, fare dei corsi, migliorare, mettersi in gioco di nuovo, iniziare un nuovo progetto lavorativo, cioè fare degli atti di volontà, degli atti che spingano sulla parte logica, quindi cercare di realizzarti lavorativamente, spingere in questo modo riesci a superare la crisi di identità data dal fatto che nella menopausa, esatto, brava Alessandra, dato dal fatto che la menopausa inevitabilmente, inesorabilmente nelle donne porta una crisi di identità. La crisi di identità cos'è? Io non so più chi sono, non so più chi sono, perché purtroppo molte donne si identificano nella maternità, ma anche, ripeto, quelle che hanno avuto figli, ma anche quelle che non hanno avuto figli. Esatto, brava, io mi sono iscritta in nuova università, ho 49 anni, bravissima. Fare queste cose qua vi preserva dalla crisi di identità, vi preserva dalla crisi di identità. Sono andato in andropausa, poi Giorgio non abbiamo più parlato, come va la tua, i tuoi corsi, non mi hai più raccontato, sicuramente andranno bene. Ma a questo punto anche trovare un uomo che le reggi, cosa vuol dire reggi? Ma sì, trovare una relazione non col catramista e non con il toy boy, perché purtroppo le donne di 50 anni hanno questa tendenza a trovarsi o il catramista o il toy boy. Anch'io nel lavoro ho perso il mio ruolo identificativo. Ebbene, Antonella Petri, trovati un altro lavoro. Quindi quando, ad esempio, anche le corteggi, sì, anche quello, sì, che le corteggi, ripeto, che non sia catramista e che non sia toy boy, anche questo è molto, anche questo è veramente molto importante, trovarsi, diciamo, nuove possibilità lavorative, nuove possibilità realizzative. In banca tolgono anche quello? Cioè purtroppo bisogna trovare top. Sei bravissimo Giorgio, top, benissimo. Allora presto, annunzio Vobis. Io ho rifatto totalmente la farmacia con un progetto importante per seguire la terapia dei pazienti cronici, sto avendo tantissimi riscontri, devo dire che questo è un periodo super. È fondamentale comunque reinventarsi quando vi sentite di non essere più femmine, non essere più donne, reinventarsi è fondamentale. No, vabbè, ho capito, però devi trovare qualcosa di alternativo, Antonella, cioè non c'è solo lavoro in banca, no? Se lavoro in banca non ti gratifica, trovati un hobby molto gratificante, qualcosa che ti possa gratificare esternamente, ma anche fare semplicemente volontariato, ad esempio, come diceva Giorgio prima, fare volontariato ha anche due vantaggi, che da un lato recupera un'identità,
recupera un'identità facendo volontariato, e d'altra parte puoi anche conoscere persone che non siano catramisti, casse integrate, a meno che non fai fare il volontariato da qualche parte, però fare il volontariato, ad esempio, è molto importante. Ah, bene, brava, la specialistica Accademia delle Arti, brava, brava, eccola qua, complimenti Betty Kotich, complimenti Betty Kotich. Corso di PNL giovedì. Sì, hobby che ti possono, perché se no per le donne questo, anche per gli uomini ovviamente, ma per, abbiamo anche Alessandro Violani, cioè Alessandro che dalla foto che ha messo lì sembra un bodybuilder, un culturista, non sappiamo, comunque c'è Alessandro, dalla foto postata nell'iconcina abbiamo forse un bodybuilder, non lo sappiamo, e comunque bravissima Betty Kotich, che potresti anche fare un'intervista con me, Betty Kotich, quando è che facciamo un'intervista? Perché mi piacerebbe anche, abbiamo già intervistato Roxy Rosa, ne abbiamo già fatte due e potremmo fare un'altra intervista con Roxy Rosa. Se qualcuno che mi segue sul canale, ecco lo dico, se qualcuno che mi segue sul canale, delle persone che mi seguono maggiormente, avessero voglia di fare un'intervista, proprio anche soltanto come presentazione, diciamo, le persone che mi seguono di più, delle cose che ti va di parlare, anche solo come presentazione, insomma, hai fatto un salve. Poi, tra l'altro, Betty Kotich, questo quadro qua, fatto col carboncino, l'ha fatto Betty Kotich, che me l'ha regalato Betty Kotich, quel quadro lì dietro, me lo ha regalato Betty Kotich, il mio ritratto fatto col carboncino nero, l'ha fatto Betty Kotich, ed è bravissima, una bravissima pittrice Betty Kotich, un regalo di Betty Kotich. Nel lontano, eravamo nel lontano 2019, e pensate che quel quadro lì che ha fatto Betty Kotich nel lontano 2019, cioè il 2019 in realtà non è lontano, gli orecchini, esatto, il 2019 non è lontano, beh, come vuoi Betty Kotich, non è che deve essere, se vuoi farlo per darti emozioni, fallo per darti emozioni, se non vuoi farlo, non farlo, però il 2019 che anagraficamente vicino tutto sommato sembra praticamente come possiamo dire un qualcosa di un altro mondo, sembra qualcosa di un altro mondo. Entrate nel mio gruppo teatrale nel quale ho fatto diversi spettacoli, esatto, anche il teatro, brava Maria Teresa Paleani, dove ce l'hai sto gruppo teatrale? Alle Malgascione che hanno dubbi, va bene, ma io sono disposto, certo, con piacere. L'unica cosa, Christian, scegliti un'illuminazione, perché l'altra live che abbiamo fatto stava al buio praticamente. Trovati una lampada però, Christian, la prima live che abbiamo fatto stava al buio, stavi. Sembravi l'uomo delle tenebre, Nosferatu nelle tenebre. Trovati una luce, Christian, una luce, facciamo tutte le interviste che volete. Sta a Selva Nera a Roma, quindi chi fosse a Selva Nera a Roma, Selva Nera sembra un po' la ficomania di Dante, no? Dante quando diceva nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, sarà la selva oscura di Dante? Non credo, però la selva oscura di Dante dimostra una ficomania in Dante completamente esacerbata, diciamo così. Nella selva oscura, perché all'epoca di Dante forse le donne non si depilavano, credo, e quindi bene, quanti romani che abbiamo? Abbiamo un sacco di romani. Roma caput mundi. Io affitto l'auto in Toscana, saprei il cimitero, prezzi da grido, chi volesse a disposizione. Affittare l'auto per il cimitero, zona Battistini, non so dove sia. Vabbè, cerca di raccogliere nel gruppo, dai Christian, nel gruppo dove sei, tu sei in un gruppo. Falle nel gruppo dove ti trovi, Christian, cioè nel gruppo WhatsApp, oppure chiedi anche a Stella che nel suo gruppo raccolga domande.
Allora, Antonella Petali. La selva oscura, la porta dell'inferno, per me si va nella città dolente. Secondo me Dante aveva una ficomania, diciamo, molto, molto concentrata. Allora, va bene ragazzi, dai, un saluto a tutti. Abbiamo fatto una live già bella lunga, che è durata quanto? 1 ora e 12, una live lunghissima. Va bene ragazzi, un saluto a tutti. Intanto saluto anche gli amici di TikTok, gli amici di Instagram, un saluto anche gli amici di TikTok e gli amici di Instagram. E poi salutiamo Flaminia, Alessandro, Emanuela, Giorgio Cameli, Battito di Ciglia, il nuovo libro scritto da Giorgio Cameli con la mia collaborazione, Il Sentiero della Felicità, Andrea Giovane, Antonella Petali, Roxy Rosa, pronta per la prossima intervista, Roxy Rosa sarà intervistata, Stella Marina, Christian, Giorgio, Betty Kotic, Flaminia, poi chi abbiamo? Antonella Petali, Maria Teresa, Andrea, Roxy di nuovo, Cristian, la malgasciona top, Alessandra Casara, top malgasciona, che presto conoscerete di nuovo anche lei in un'intervista. Lili, Antonella, Stefania, Maria Chiara, poi chi abbiamo ancora? Abbiamo Antonella, Alessandro, Alessandro, Andrea di nuovo, poi chi abbiamo? La Malgascione, no, Alessandra, Antonella, Pia, Pia, la nostra Pia, poi Don Matteo, non so se c'è ancora, ma c'era anche Don Matteo, il nostro Don Matteo, Stella Marina, che è da anni che è in menopausa. Poi vediamo un po' se c'è qualcun altro. Alessio 01, Silvia Vivi, Antonella. Vediamo un po', il nostro Don Matteo. Bene, direi che via Vania Mar, Emanuela Moonriver, Gabriele. Quante persone stasera? Gabriele. Poi che abbiamo un po' di persone, veramente tante. Bene, bene, mi fa molto piacere. Vediamo se c'è qualcun altro. Insomma, ci sono tante persone. Stefania, Emanuela, Roxy. Buonanotte a tutti. Dottoressa, la dottoressa Gerardina Garofano, dimenticavo, la nostra dottoressa sessuologa, psicologa e criminologa, dottoressa Gerardina Garofano. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale della dottoressa Gerardina Garofano, che è, andatevi a vedere anche la live che abbiamo fatto. Andatevi a vedere Wormhole, abbiamo anche Wormhole, eccola qua, la nostra Wormhole che era sparita ma si è rimanifestata. Wormhole, io ho messo like. Gabriele, ciao Gabriele, alla prossima. Bene, un saluto a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima, alla prossima. Un saluto anche agli amici di TikTok e un saluto agli amici di